Le donne di teleperformance sono state un elemento chiave nella trasformazione che l'azienda ha avuto negli ultimi anni. Quando ho preso in mano la società avevamo il 65% di presenza femminile, ma questa percentuale decresceva con l'innalzamento del livello di inquadramento. 11 dirigenti, nessuna donna. Oggi, dopo 5 anni, siamo Great Place to Work, prima società del settore ad avere questa certificazione, e abbiamo solo 3 executive, quindi un'azienda molto snella, 50% di donne nella prima linea, 45% del livello di staff, 73% del livello di azienda. Come abbiamo fatto? Noi abbiamo più di 2.000 dipendenti tra Roma e Taranto. Taranto siamo una delle più grandi realtà occupazionali. Eravamo percepiti come ammortizzatore sociale, abbiamo deciso di diventare una prima scelta, semplicemente mettendo le persone al centro della nostra strategia e soprattutto le persone giuste nei posti giusti. Abbiamo rivoluzionato l'organizzazione e non è un caso che le donne siano rientrate in tutte le nuove posizioni di comando: HR, marketing, comunicazione. Abbiamo fatto investendo sulle nostre persone e favorendo una trasparente competizione. Tantissime iniziative, ne cito qualcuna, sicuramente il bilanciamento della vita privata e personale, tanta formazione. Iniziative come lo sportello di supporto psicologico che ha avuto un successo inaspettato al sud. Iniziative come TP Woman che favoriscono la condivisione di esperienze di donne all'interno del gruppo Teleperformance, ma anche all'esterno, invitando donne di successo. Insomma, abbiamo investito tanto nelle nostre persone e se è vero che la trasformazione e il cambiamento passano attraverso l'esempio, noi abbiamo iniziato a dare esempio a livello di management.